veramente dove ho preso io il trullo. Ci sono molti più trulli dove sono andata io, a Martina Franca, lì di Torino. Invece qui con l'arco del centro. Comunque, ora faccio vedere quello che c'è. Allora, c'è questa chiesa, che c'è questo campanile di qua, però sono contro luce, dunque poi la inquadrerò dopo. E poi ci sono sì una serie di trulli, però mi sembrano pochi, non lo so. In confronto dove abitiamo noi, c'è la campagna e i trulli, e ce ne sono tantissimi. Invece qua c'è il paesino con dei trulli che però pensavo ce ne fossero di più. Boh. Piccolina, sei bellissima. Dusi, non posso fare a meno sempre di inquadrarla perché è bellissima. Allora, qua siamo un po' contro luce, non so se si vede qui la chiesa di Alberobello. E poi vado ancora camminando. Comunque noi ci viviamo proprio dentro i trulli. Magari la gente ci passeggia solo qua e poi non ha saputo cosa vuol dire viverci. Più tardi prendo un souvenir. Sono indecisa tra una calamita o dei trulli proprio che stanno sul tavolo. Comunque ad ottobre c'è poca gente in giro. Sarà che qui magari era pieno di gente. È d'estate, in autunno no. Qua comincia a esserci qualche macchina, non è più pedonale. E già sono finiti i trulli, cioè non lo so, non aspettavo di più, un po' deludente. Evviva, oggi siamo in un trullo! Guarda che bello, c'è il camino, le stanze tutti con gli archi, poi ci sono queste tegole di qua. No, queste non si chiamano tegole, si chiamano travi. Sì. Bellissimo! Siamo venuti da Bari, dunque abbiamo finito la crociera a Bari e ho deciso di affittare un trullo con mia figlia perché voglio vedere un parco giochi qua vicino. E poi visitare un po' la Valle d'Itria. Adesso faccio vedere un po' la casa. Piccola, sei contenta di provare a vivere in una casa diversa? Questa è una casa tipica proprio della Puglia, il trullo. Vediamo com'è il bagno. Ah, bello! Qua c'è la doccia. Quindi ti dietro la porta, però. Tadam! La porta bella bella. Ecco, chiuso il bagno, anche il bagno con l'arco. E qua ci sono le rose fatte di lana, tipo un uncinetto, non lo so. Poi sono tutte di uncinetto, anche queste. Belle. Dunque, vi faccio vedere. Tutto il trullo ve lo faccio vedere di qua dentro, poi fuori c'è la piscina, domani mattina ve lo faccio vedere. Allora, questo è l'ascensore eletto. Il trullo si vede in tutta la sua ampiezza, anche se in realtà è piccolo. È dolcissimo, poi guarda qua c'è la nicchia per mettere i vestiti. No, adoro le case che sono particolari, mi piacciono. Qua appendi abiti, la cucina è di là e qui fuori, poi lo inquadro domani, il trullo di fuori. Allora, qui c'è la cucina ed è bellissima, è troppo particolare. Allora, bello, inquadriamo qua tutte le travi.
Qua dentro c'è un'altra cameretta. Bellissima. E qui c'è il camino, lo accendiamo? Scherzo. E c'è una pentola lì dentro, se si vede. Una pentola stile antico, questa qua. Abbiamo un mini ventilatore nella finestra. È bellissimo questo trullo. È proprio un incanto. Se esco fuori, per adesso è buio, non si vedrà neanche. È meglio fare una ripresa domani. Vediamo un po'. No, domani la rifaccio la ripresa, perché di notte non si vede bene. Cioè, questa è la casa nostra, dormiamo dentro questo trullo fatto di tanti archi. È meraviglioso. E poi c'è la piscina, andiamola a vedere. Vabbè che domani la vediamo di giorno, poi così non si capisce niente, che siamo arrivati tardi ormai. Guarda il tramonto di là e la piscina di qua. È bellissima la casa che ho scelto, vero? Eh già. Questa è la merenda che ho preparato. È una cosa strana per la vacanza, lo so, faccio schifo, però qui c'è pure il pan di stelle. Prendilo, Crystal, aprilo. Tieni, vediamo come di dentro. Che bontà. Fammi vedere come prendi il cucchiaino e lo metti in un crackers. Aspetta, devo organizzare. Ok, solo un cucchiaino, perché di più non puoi, ok? Poi domani ti do l'altro. Yep. Sei sicura che con Craig ci sta bene? Sì. Buono anche il Galak.
la tisa. Voglio una casa così, con la piscina. Sì che la voglio. I miei sogni. Questa cosa nella finestra che gira quando c'è vento. Questo oggi è stato il mio risveglio qui nella campagna. In Puglia ci sono tutti i trulli. Là ce n'è un altro. Comunque, facendo il giro in macchina si vedono tantissimi trulli qua. Ed ecco il trullo dove dormiamo noi, tutto pieno di archi. Qui non siamo ad Albero Bello perché mi piaceva stare in campagna in un agriturismo. C'è Crista che dorme. Siamo in pace in campagna. E io ho preparato la colazione fuori. Eccola qua. Ho fatto il tè. E poi qui ci hanno dato dei biscottini. E marmellata fatta da loro, perché questo si chiama Trulli il Castagno, dove siamo noi. E hanno dato pure il loro vino locale. E qua in giro poi
c'è questa piscina. Si entra da lì perché si vuole rilassare. C'è una piscinetta che non lo so se è 10 metri o di più, non capisco da qua. Comunque non è 5 metri. Poi di là c'è la zona barbecue e c'è anche la zona, a proposito, qua ci sono le olive. Per me è una cosa stranissima avere le olive. Oh, è caduta fuori casa, perché io sono abituata a stare, vedi le olive, sono abituata a stare in città. Invece per me stare qui in campagna è una cosa nuova. E questo è il barbecue. Chi vuole comprare salsiccia, carne, quello che è, pesce, lo vuole arrostire. E niente, poi qua sono controluce. Adesso vado a svegliare la piccola, perché la colazione è pronta. Dopodiché dobbiamo andare nel parco giochi, che praticamente ha sia gli animali che tutto il parco tematico. Poi più tardi vi faccio il video. Ma tu guarda quanti fiorellini belli ci sono qua, è bello curato. È molto curato qui. Eh sì, la piscina, ma guardandola così sembra 10 metri, poi non lo so. Calcolate voi in base alle sdraio che vedete, che distanza ci può essere tra tre sdraio. Boh, 5 metri di qua, 5 metri di là, forse 12, forse 15 metri è la piscina. Sì, andate in ritorno, si può fare la vasca da qua a qua. Siamo ad ottobre, bisogna fare diverse vasche per riscaldarsi. Comunque per adesso devo andare a parco giochi, comunque non devo andare ad Alberobello, che ancora non sono andata. E dunque poi si vede di visitare Matera e non lo so, Locorotondo. Poi c'è Lecce, poi vediamo, farò un po' di video in base a dove vado in Puglia. Allora, mi trovo oggi a Polignano a Mare. Che brillo! E praticamente è dove è nato l'autunno. Purtroppo siamo in autunno, dunque il mare è quello che è. Avendo il sole sarebbe stato tutto diverso, come fare foto, la limpidezza del mare. Comunque è un posto in cui sono passata, di passaggio.